Qui abbiamo una scelta di pochi documenti, dei molti conservati in questo istituto, nei fondi che riguardano la Direzione Generale di Polizia e la Repubblica Romana. È solo una piccola scelta di documenti significativi. In ordine cronologico il primo è questo. Questo è un fascicolo della Direzione di Polizia, ma della Polizia Segreta, che controlla Alexandre Dumas. Ed è un fascicolo su di lui, sui suoi movimenti nella penisola italiana, e viene controllato e seguito, e i vari organismi chiedono che sia fermato e che ne siano controllati i documenti. In realtà Alexandre Dumas ha documenti tutti in regola e quindi quando viene fermato si lamenta per questo, finché viene invece trovato con fucili e pistole. E a quel punto c'è un intervento anche dell'ambasciata francese. Dumas può muoversi, ma continua ad essere sotto controllo. Si tratta di documenti del 1835, quindi parecchio prima della Repubblica Romana. Dumas seguiva le vicende italiane già da molto tempo. Qui invece siamo già dentro la Repubblica Romana e dentro la fase finale della Repubblica, quella drammatica, quella del cannoneggiamento francese dal Gianicolo. E qui abbiamo due lettere di una delle donne che si è mossa, che ha agito moltissimo a Roma durante la Repubblica Romana, cioè Cristina Trivulzio di Belgioioso, che si occupava dell'organizzazione degli ospedali, si occupava della cura dei feriti e lo ha fatto costantemente preparando gli ospedali e poi organizzando le cure. Qui ci sono due lettere, delle molte che lei scriveva al ministro dell'interno del comitato, faceva parte del comitato dei soccorsi per i feriti. In una si lamenta del direttore dell'ospedale San Gallicano che non è collaborativo e nell'altra invece racconta come è fatto l'ospedale perché sta organizzando le sale per soccorrere i feriti. E qui c'è appunto uno degli elenchi dei feriti dell'ospedale, di uno degli ospedali, dell'ospedale San Giacomo in questo caso, l'elenco dei feriti e anche la nota dell'eventuale decesso, con il motivo per cui è stato ricoverato. Qui abbiamo invece l'ultimo documento, che è anche l'ultimo documento della Repubblica Romana. Questo è il Monitore Romano del 3 luglio 1849, quando la Repubblica Romana finisce per il cannoneggiamento dei francesi. Nasce la Costituzione, nasce l'ultimo giorno, viene portato via l'originale a Perugia da uno dei segretari, ma il monitore la pubblica e questa è la pubblicazione della Costituzione della Repubblica Romana, una Costituzione fondamentale che nasce e muore insieme, ma in realtà è viva perché molti dei suoi principi 100 anni dopo saranno parte dell'attuale Costituzione italiana.